La Juventus ha dovuto soffrire per avere ragione di una Udinese, animata fin dalle prime battute dall'inventiva di Causio, che ha voluto regalare al suo vecchio pubblico una prestazione a tratti esaltante. La squadra di casa, già condizionata oltre che dalla solita assenza di Bettega, dal momento di transizione di Marocchino e dal primo tempo problematico di Bredi, ha avuto la sfortuna di perdere dopo mezz'ora il suo elemento più pericoloso in zona gol, Tardelli, colpito da una tendinite che lo costringerà per almeno 10 giorni al riposo assoluto. Trapattoni indovinava comunque la mossa chiave della gara, avvicendando l'azzurro con Galderisi. L'Udinese approfitta della manovra lenta e spesso imprecisa degli avversari per insidiare Zoff, con Causio e con Miano dalla lunga distanza. Due brividi per i portieri nell'ultima parte del tempo, prima un tiro al volo di Cabrini e successivamente una punizione a sorpresa di Orlando. Nella ripresa, dopo un colpo di testa di Osti respinto da Borin, Galderisi segna al sesto il suo primo gol in Serie A e risolve il match. Nelle file friulane, De Giorgis rileva Bacchin e Casarsa sostituisce Muraro. Se non la qualità, sale almeno il ritmo dei padroni di casa, che grazie al notevole crescendo di Bredi sono in grado di servire palloni più giocabili a Virdis, prima sbilanciato tu per tu con Borin e quindi beffardo in questa conclusione dalla lunga distanza. Mentre Galderisi impone con raffinata autorevolezza i suoi affondo nella metà campo avversaria, Causio riesce in altre due circostanze a impensierire Zoff. Nel secondo caso il barone, a 3 minuti dalla fine, risparmia i vecchi compagni, fiaccamente, una domenica amara. Franco Causio ha ricevuto prima della partita la visita dell'avvocato Agnelli. Chiediamo a Causio qual è stato il suo stato d'animo al momento di scendere in campo contro i vecchi compagni e anche contro i vecchi tifosi. Diciamo che lo stato d'animo è quello che è, quindi sono una persona umana anch'io, quindi non sono fatto di ferro, quindi a un certo punto c'è stata una certa emozione, no? Quindi più che naturale. Per quanto riguarda l'accenno alla visita dell'avvocato, fa solo piacere, no? Avere una persona illustre così che ti viene a trovare, ma dipende, perché lui non solo è venuto a trovare me, è andato prima come tutti i soliti partite che viene a giocare la Juve in casa, va a salutare anche la squadra.